Allora, la mostra che stiamo inaugurando oggi a Zocca vuole portare a conoscenza quelle che sono le opere di Carlo Gagliani, le opere pittoriche che non sempre vengono esposte con grande facilità, e sono opere particolarmente importanti perché rappresentano quello che è l'attività dell'artista negli anni forse più fertili e più creativi della sua sperimentazione pittorica, quelle che vanno dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70. In questo caso abbiamo deciso di mettere in mostra le opere facendo una sorta di contrapposizione fra due stili differenti che caratterizzano due modi di procedere dell'artista, di intendere la pittura, ma anche due momenti diversi dal punto di vista cronologico. Abbiamo una prima parte che in questa occasione abbiamo chiamato dell'unità, che è quella parte della produzione pittorica di Gagliani che inizia appunto negli anni 60, dopo l'altra attività che faceva sempre Gagliani, sempre di pittore o di incisore, ma che caratterizza una svolta in quella che viene considerata la chiave pop dell'artista, ma anche qui il termine vedremo che avrà delle eccezioni diverse per quanto riguarda l'artista. Dicevo appunto la prima parte l'abbiamo chiamata unità perché è caratterizzata da opere, come potete vedere in questo caso, che sono caratterizzate da una pennellata asciutta, magra, che viene stesa in maniera compatta. Se volessimo usare un termine tipico della storia dell'arte si dovrebbe dire in aplat, cosa che era già in voga diciamo, dai simbolisti in avanti, da Gauguin in avanti, ma che in questo caso viene utilizzata questa pennellata per darci l'idea o per restituirci sulla tela quello che è un'immagine del quotidiano, del reale, che Gagliani stesso molto spesso prendeva facendo un'operazione primaria di fotografia, cioè lui fotografava il soggetto, in alcuni casi, non in tutti, ma in questo caso specifico sì, ad esempio, proiettava sulla tela, direttamente sulla tela la fotografia e poi con un'operazione di riproduzione della riproduzione fotografica, quindi una riproduzione alla seconda, dipinge, ovviamente dipinge come? Alterando i colori naturali, no? Dandoci questi neri, questi gialli, questi rossi, molto spesso sono contrasti netti di tinte come può essere il bianco e nero. Questo perché? Perché questi contrasti forti sembrano quasi riflettere quello che era poi, se vogliamo, anche l'Italia del boom dell'epoca, no? Con questi colori forti, colori artificiali, colori flash che impressionavano appunto l'occhio della persona comune dell'epoca. Non è distante questo tipo di immagine dalle affiche, cioè dai manifesti pubblicitari anche dell'epoca, ma questo è proprio voluto dall'artista perché l'artista si rende conto che, e qui ritorniamo alla concezione della pop, no? Di popular art, che in americano, in inglese, insomma, popular non è come da noi popolare, nel senso di povero, ma popular, cioè ciò che sta nell'immaginario collettivo, ciò che nella nostra mente è, diciamo, icona. Ecco, queste sono proprio le icone della contemporaneità, vedete, sono proprio le icone della donna seduta magari su quella sedia che all'epoca era riconosciutissima, col telefono in mano, il telefono che entra nella casa degli italiani negli anni 60 in maniera preponderante, oppure in altri casi che qui non si vedono la televisione che non è più ad appannaggio solo dei locali pubblici ma che entra proprio nelle case. E quindi tutto questo immaginario collettivo, come può essere anche la fotografia proprio delle vacanze estive, come in questo caso ad esempio, e che proprio sembra riprodurre quella quotidianità, quella contemporaneità che tutti potevano vedere. Quindi è un elogio dell'oggi. Alla fine degli anni 60, a cavallo degli anni 60-70, invece Gagliani comincia a ripensare a questo suo modo di procedere nella pittura e arriva a elaborarne un'apparente antitesi, cioè l'opposto, ma solo in maniera apparente. Vedremo anche questo perché. Che è quella caratterizzata dalla fase che in questa mostra abbiamo chiamato della molteplicità, no? Dove molteplice si intende la frantumazione del segno pittorico che non è più unito, esteso in maniera piatta come abbiamo visto prima, ma che invece si atomizza in piccoli tocchi di pennello che nell'insieme ricostruiscono anche in questo caso che cosa? O delle fotografie in questo caso che però non guardano più all'età contemporanea ma guardano al passato, e può essere un passato sia intimo dell'artista, come in questo caso, che
è una fotografia che proviene dalla famiglia Gagliani stessa, che immortala al momento poi qua di Zocca sostanzialmente della mietitura, con i braccianti che lavorano con queste macchine agricole, oppure ancora foto personali, come esempio questa, che è la foto di famiglia, questo è il babbo di Gagliani, Carlo Gagliani, o Carlo Gagliani stesso, come in questa fotografia da bambino, vestito da balilla con questa macchinina giocattolo, no? Ecco, quindi non c'è più la contemporaneità intesa come l'oggi, ma c'è il ricordo. Questo ricordo che, forse proprio perché è ricordo, richiede una tecnica diversa, che è quasi più evanescente, no? Così come i ricordi di solito sono un'evanescenza del nostro pensiero, non sono lucidi come il presente, c'è un'evanescenza che è data da questo tocco appunto picchettato. Uno potrebbe dire appunto sono opposte queste due tecniche, sì, da un punto di vista materiale sono opposte, ma rispondono a una stessa identica logica fondamentalmente, perché anche in questo caso, per quanto la materia cromatica venga stesa per singoli atomi di materia cromatica, il risultato finale non è tanto distante, perché anche qui i contorni sono netti, sono specifici, sono ben delineati. Come ho detto in altra occasione, quindi sono le due facce della stessa medaglia. Qual è questa medaglia? È quella volontà appunto di Gagliani di ridare a noi, ripresentarci ai nostri occhi forse distratti dalla velocità, da altri pensieri, sul nostro vissuto, che è fatto di immagini del contemporaneo o immagini del passato, che rivediamo, riconsideriamo, proprio perché lui ce le dimostra con questa chiave personale e artistica. Grazie.